Ciao a tutti ragazzi, sono Negromante e oggi sono qui per farvi vedere come ottenere i vestiti della Epsilon Program della missione segreta di Michael. Allora, vi farò una guida vocale perché le missioni io le ho già fatte, ve le spiegherò. Allora, per avere questo vestito, la prima cosa da fare è avere Michael, perché si può fare solo con Michael questa missione, avere un totale di almeno 90.000 dollari, perché li dovrete spendere, e un po' di pazienza, ma otterrete il trofeo Keyflom e i 2 milioni di dollari, sui 2 milioni di dollari. Allora, la prima cosa da fare è andare su web, cliccare più volte su casuale, o se non volete aspettare, ho sbagliato di chiamare io, scrivete qui Epsilon. Ecco, cliccate su questo sito qui. E dovete fare valida la tua identità. Onestamente, basta che fate la cosa. Potete anche rispondere tutte sì, quindi, da quel che mi ricordo io. Dopodiché vi dovete recare, mi sembra, o dovete fare, non mi ricordo ragazzi bene, voi fate prima la valuta della tua identità, poi vedete se vi appare dopo 2 giorni, perché dopo 2 giorni appare sulla mappa il simbolino questo qui, azzurro. Se non appare allora fate una donazione di 500 dollari. Quando è apparso, voi ci andate. E praticamente troverete un SUV rosso, da quel che mi ricordo, e Michael tipo prenderà un foglio e leggerà tipo la preghiera di Keyflom, che sarebbe questa roba qui, no? E due uomini praticamente lo stordiscono. Michael poi tipo si risveglia nel deserto in mutande. A quel punto tornate sul sito, fate una donazione e donate 500 dollari. E poi dormite 2 volte nel letto di Michael, così da far passare il tempo. E esco sempre dal sito per sbaglio. Poi recatevi di nuovo nel punto che ha questo logo qui. E ci sarà una conversazione, mi sembra tipo dentro a un edificio, con una tizia e un'altra persona. E stavolta dovrete donare 5.000 dollari. Donate 5.000 dollari, tornate a casa e dormite altre due volte per sbloccare la prossima missione. Dopodiché recatevi di nuovo al punto con quel luogo lì, cioè questo qui. E dopo averlo fatto, vi arriverà un'email con scritto che dovete recuperare 5 auto per gli spiriti, che ne so io, no? Tipo, non lo so, per gli spiriti, diciamo così. Che è tutta roba strana, una seta segreta. E io vi consiglio di andare a vedere tipo una guida, un qualcosa, una mappa per cercare le auto. Allora, io vi dico più o meno dove si trovano. Allora, adesso cerco un attimo sul cellulare. Dovrei avercele. Io mi sono salvato l'immagine, infatti. Allora, io c'ho. Ah, un'auto è qui. Poi un'altra auto è più o meno qui, da qualche parte qui. Poi un'altra auto è qui, che è una moto, mi sembra, non un'auto, da quel che mi ricordo. Poi un'altra automobile è più o meno da queste parti, da queste parti qui, in uno di questi edifici. Vabbè, si trova ragazzi. Allora, anzi, ecco, è qui, dovrebbe essere qui. E poi l'ultima automobile si trova, mi sembra, esatto, qui più o meno. Ok, adesso tolgo dal cellulare il coso. Ok, dopo che avete. Ogni volta che avete preso un'auto, la portate nel garage contrassegnato e prendete tutte e 5 le automobili. E poi cos'è che succede? Non mi ricordo, aspettate. Vabbè, dopo la missione è finita e voi andate a dormire altre, insomma, 2 volte. Potete anche continuare a giocare, basta che fate passare all'incirca 1 o 2 giorni.
Quindi per far più veloce basta che dormite. Non mi appare più Epsilon. È che non ho voglia di scrivere Epsilon, capito? È una rottura scrivere Epsilon. No, era apparso. Ok. Dopodiché recatevi al punto di nuovo della Epsilon, dove c'è questo logo qui. Praticamente dovrete usare un macchinario simile a quello dei Ghostbusters per rilevare i fantasmi che vi daranno loro per trovare alcuni oggetti. E com'è, cos'è, ovviamente. E dopo aver completato la missione, e vi mandano un'email che vi dice che praticamente dovete dargli tipo 10.000. E per dargli 10.000 basta che fate una donazione e fate due volte 5.000 dollari. E poi dormite altre due volte e aspettate che si sblocchi la penultima missione. No, non è la penultima, ce ne sono tipo altre due, non me li ricordo. Vabbè, la prossima missione, ok. Andate al prossimo simbolo. E dopo la scena di, dopo il video, diciamo, vi arriverà un'email che vi dice di spendere 25.000 dollari per comprare i vestiti. E voi andate qui e comprate i vestiti Epsilon. Dovete stare 10 giorni con i vestiti. E se cambiate personaggio o fate iniziate un'altra missione, vi si buggerà tutto e non potrete avere il trofeo. Quindi io vi dico di non cambiare personaggio e di dormire 40 volte, che in totale fanno 10 giorni, più altre 2 volte per i 2 giorni o un giorno normale, solito, fra una missione e l'altra. Vi recherete di nuovo al punto Epsilon, che è vicino, mi sembra, tipo la pista di Sandy Shore, insomma, nel deserto. E dovete prendere l'aereo nella missione e guidare fino alla pista appunto di Sandy Shore. State attenti a non passare sopra a Forzanculo, se no dovrete scappare dalle 4 stelle. Finita la missione, dormite le solite due volte e aspettate la prossima. Ora c'è una missione che è una rottura di cosiddetti. Praticamente troverete il solito simbolo Epsilon, ci andrete e vi diranno di dover camminare per 8 km con le vesti Epsilon. Voi camminate 8 km per il deserto, non avvicinatevi troppo alla città. Io vi consiglio di mettere lo scotch sulla levetta, così che continua ad andare avanti, e un po' di scotch per tenere fermo la X. Però attenti, non bloccate il controllo lì e andatene, perché dovete rispondere quando manca tipo 1,5 km a Chris, cioè a questo tizio qui della Epsilon. Dov'è? Ecco, questo tizio qui che vi chiamerà e vi dirà che siamo vicini. Finita la missione. Dovete le solite 2-3 volte. Però io vi consiglio di andare prima da Munition e comprare almeno un colpo di razzo. O due. Ora siamo all'ultima missione, ragazzi. Allora, l'ultima missione Epsilon ci dirà di andare praticamente nella casa di proprio Epsilon. Però prima dovete indossare ovviamente le vesti e poi verranno subito sottratti 50.000 dollari da Chris, questo tizio qui che vi ha telefonato. Allora, cominciate la missione prendendo l'auto e trasportando, prendete i soldi dei fondi via. E quando siete vicino all'elicottero, io vi consiglio di parcheggiare prima e uccidere tutti gli agenti e far saltare l'elicottero. Fatto questo, basta che sfidate la polizia con l'auto azzurra e riceverete i 2 milioni di dollari e anche il trofeo Keyflom. Spero che e il vestito, ovviamente, che avrà pure la. Come si fa a uscire di qui? Avrà pure la medaglia. Che la medaglia all'inizio non ce l'avete. Ecco, spero che questa guida vi possa essere stata utile. Ora io ricontrollo per sicurezza le missioni. Ecco, inseguendo la verità, consegnando la verità, disconoscendo la verità. Sono tre missioni solo. Vabbè, saranno di più, però. Non so neanche se ho fatto i ordini. Vabbè, spero che questa guida vi possa essere stata utile. Sbloccherete questo vestito che è un po' alla Star Trek. Non è che sia così tanto bello, ma è divertente un po' fare la missione. E poi, come ho già detto, guadagnate sui 2 milioni di dollari. Noi ci vediamo al prossimo video su una guida o un easter egg, sempre qui su Green Legacy. Ciao ragazzi.